pur trovandoci davanti all'ennesimo episodio interessante, la mia perplessità è che ci troviamo davanti a una serie che sembra stenti un po' a decollare. Ovviamente speriamo che non sia così. Un'inquietante flotta stellare post-grande fuoco. Un'ironica Filippa Giorgio che sicuramente ci regalerà delle sorprese. Lavoro di squadra da parte dell'equipaggio stile Gene Roddenberry. Un episodio assolutamente da non perdere. Ciao! Salve ragazzi, allora, un grandissimo episodio, tutto come sembra e una grandissima Giorgio, poverina, è rimasta un attimino sconvolta da alcune notizie, ma devo dire che il trend prosegue in maniera positiva, assolutamente positiva. Va bene, arrivederci ragazzi. Episodio molto bello in linea con i quattro precedenti. Positivo il fatto che ogni episodio risulti sempre un nuovo inizio. L'importante è che gli autori non continuino a fornirci nuove sottotrame che poi andranno a risolversi proprio nell'ultimo episodio. Mi auguro che questa cosa non succeda. Belle le atmosfere al bordo della Discovery, ad un certo punto mi sembrava di essere tornato a bordo della plancia della USS Voyager. E altra nota che vorrei fare è sul responsabile dell'hangar navette della Discovery. Secondo me è un poco claustrofobico. Michael e il suo equipaggio sono arrivati nella loro nuova casa, la nuova federazione. Che bello, una scena incredibile, un orgasmo di navi e di tecnologie di vari tempi, compresa anche l'idea delle navi olografiche, ma ne parleremo poi in seguito. Che dire, quinta puntata? Continua a essere stupenda. Mamma mia, ragazzi, che episodio! È stato davvero favoloso. A parer mio, il più bello di tutte e tre le stagioni di Discovery. La mia scena preferita in particolare è stata quella iniziale, dove si vede anche un'astronave a noi molto familiare. Ma davvero, davvero fantastica. Ci sono tutti i valori che ci sono in Star Trek, cioè davvero, davvero favolosa, bella cosa. Buonasera a tutti. Che dire, questo episodio ha continuato una serie che in questa stagione sinceramente non finisce mai di stupirmi, ogni volta mi dà delle emozioni nuove. L'emozione che ho vissuto stasera è stata a tratti anche un po' di rabbia, in senso buono, sia ben chiaro, perché comunque ho apprezzato molto l'episodio e ciò che è riuscito a darmi. Sicuramente se vi piace Star Trek lo apprezzerete. Buona serata. Tra gli appuntamenti di questa settimana per quanto riguarda le live, il primo, il classico della domenica, nel quale andremo a parlare proprio di questo episodio, mentre il giovedì andremo a rivederlo insieme con il rewatching. In entrambi questi appuntamenti avrete la possibilità di vincere il modellino della Eagle Moss della USS Discovery, telefonandoci direttamente, durante la live e provando a indovinare, un numero a tre cifre che c'è all'interno della classica busta che vi ho sempre mostrato. Per quanto riguarda invece l'appuntamento del mercoledì, sarà dedicato al libro Lost Trek, nel quale avremo con noi ospiti Marcello Rossi e Roberto Cioni, proprio gli scrittori, gli autori di questo libro, e ci parleranno proprio di questo. Che dirvi? Noi vi aspettiamo domenica, mercoledì e giovedì. Non mancate, mi raccomando, eh. Ciao, a presto!